contenuti dell'ordine del giorno nell'ambito del bilancio regionale in materia di autismo. Buongiorno a voi, sì, si tratta di un ordine del giorno che è approvato dal Consiglio che si pone tre obiettivi, diciamo, per migliorare le attività per l'assistenza e miglioramento delle capacità abilitative, in particolar modo dei bambini, dei ragazzi che soffrono di disturbi dello spettro autistico. Il primo obiettivo è quello di uniformare le metodologie di trattamento. Abbiamo diversi centri in Lombardia sparsi in maniera anche un po' disomogenea sul territorio, che si occupano appunto di accogliere questi ragazzi e favorire lo sviluppo in loro di capacità abilitative che comunque hanno e devono essere appunto sviluppate. L'obiettivo che ci siamo posti è fare in modo che tutti questi centri utilizzino la stessa metodologia certificata a livello internazionale e che si basa su due presupposti molto importanti. Uno è quello di coinvolgere in questa attività anche la rete sociale che ha a che fare con i bambini, quindi la famiglia in primis, ma anche la rete parentale, la scuola dove devono essere inseriti gli educatori sportivi ove presenti, soprattutto queste realtà che si interagiscono con il bambino devono essere in qualche modo istruiti a interagire nella misura corretta per sviluppare l'apprendimento, perché hanno capacità di apprendimento significative nel corso degli anni. Il secondo elemento, il secondo presupposto, che è anche il secondo obiettivo, è quello della diagnosi precoce. Oggi siamo in grado di riconoscere i sintomi dell'autismo, riconoscere in bambini con pochi mesi di vita. Riconoscerlo precocemente significa intraprendere precocemente, quindi questa attività abilitativa e riabilitativa, educativa, importante per fare in modo che il bambino sofferente di questa patologia non rimanga chiuso nel suo mondo, ma possa apprendere, sviluppare capacità relazionali, gestire situazioni emotive in maniera, dire, adeguata e quindi migliorare. Dall'autismo non si guarisce, ma si può migliorare, si può avere un rapporto con il mondo esterno meno problematico, quindi anche sollevare la famiglia a livello non solo fisico, ma anche psicologico. Terzo elemento importante, uniformare a livello territoriale la distribuzione di questa realtà ancora insufficiente rispetto al bisogno. Non è che c'è una emergenza autismo, non è che c'è un'epidemia in corso, sfatiamo questi miti, c'è però una diversa capacità di identificare il disagio e quindi il fenomeno e quindi diagnosticarlo e quindi aumenta la domanda. Se il bisogno prima inespresso ora diventa esplicito e bisogna saperlo trattare. Lombardia ha fatto tanto. Ma siccome vogliamo continuare a essere eccellenti in tutti i campi, può deve fare di più anche in questa materia. Va bene, la materia chiaramente è delicata e importante, per fortuna che Regione Lombardia ci stiamo pensando. Grazie a Rolfi per il suo impegno e speriamo che si prosegua in questa strada. Grazie a voi, buona continuazione.